benvenuti al mio nuovo video. Oggi voglio parlare insieme a voi di un argomento che mi sta molto a cuore perché ormai è da un po' che mi alleno a casa, non vado più in palestra e volevo quindi parlarne insieme a voi di questi appunto vantaggi che io ho riscontrato nell'allenarmi a casa. Allora, io parlo da frequentatrice di palestra per 20 anni. Io praticamente ho iniziato ad andare in palestra nel 98 perché mi facevano male le ginocchia, mi cedevano le gambe e il problema era essenzialmente che i muscoli si erano indeboliti non facendo attività fisica. Dopo che sono andata in palestra il problema si è risolto e quindi da allora non ho più smesso, quindi dal 98 fino al 2018, ormai quindi è dall'anno scorso, da maggio tipo, che non vado più in palestra e a settembre ho deciso di non iscrivermi e quindi di interrompere questa mia frequentazione di palestra che è durata quindi per ben 20 anni. Allora, io parlo ovviamente della mia esperienza, che è quella di una persona che comunque vive non in una grande città dove ci sono quelle super mega belle palestre sempre all'avanguardia con istruttori super professionali, professionisti. Parlo comunque di una persona che abita in un paese dove quindi non è che ci siano tutte queste mega grandi palestre e quindi parlo appunto di questa mia esperienza. Allora, a me inizialmente piaceva tantissimo andare in palestra, mi ricordo che insomma ci andavo non tutti i giorni, ultimamente sì, da un po' di anni sì, tutti i giorni, però insomma mi piacevano gli istruttori, mi piaceva e ho sempre adorato questa sensazione di benessere che provavo dopo l'allenamento. Però negli ultimi anni, anche se ho cambiato palestra negli ultimi anni, quindi ho un po' diciamo, alternato due diverse palestre, quindi anche diversi corsi, diversi istruttori, mi sono però ritrovata ad annoiarmi. Anche cambiando struttura, cambiando persone, mi sono trovata ad annoiarmi, a non essere più soddisfatta dell'allenamento e dei risultati che vedevo, ma non tanto a livello di cambiamento fisico quanto proprio di benessere che provavo, di sensazione proprio di avere un corpo comunque allenato. Mi sono accorta che negli anni il livello di preparazione degli istruttori che ho avuto io è calato decisamente fino proprio a crollare. E io parlo comunque della mia esperienza, che è quella di chi segue comunque dei corsi, quindi aerobica, step, tonificazione, fitbox, power jump, a volte allenamento funzionale, insomma corsi zumba, pilates, cose del genere. Non mi piace a me l'allenamento, quello fatto con i pesi, con le macchine, lo trovo troppo noioso per i miei gusti e quindi quello non l'ho mai fatto. Quindi io parlo di chi, come me, frequenta corsi. E quindi ultimamente io mi ritrovavo veramente ad andare in palestra controvoglia, a sapere già che alla fine della lezione non sarei stata comunque felice. E quindi ho iniziato a cercare, a guardare video su YouTube e l'allenamento in casa mi sta piacendo davvero tantissimo. Poi nel tempo magari ho acquistato anche qualche nuovo attrezzo perché magari vedevo qualcosa e quindi ho una mia piccola diciamo attrezzatura ginnica, che non è niente di che, ho due paia di pesetti da 1 kg e da 2 kg. Ho le cavigliere da 2 kg, la palla, quella, la stability ball, ho lo step, tappetino antiscivolo, poi che altro? Ah, ho l'elastico e il trampolino elastico. Sì, penso che più o meno ho queste cose. E io trovo che allenandomi a casa ho solo dei vantaggi. Allora, innanzitutto, vabbè, il risparmio dei soldi, perché risparmio quei 50-60 euro al mese
solo di abbonamento alla palestra e senza considerare la benzina, la macchina, perché comunque io per andare in palestra da dove abito devo fare una ventina di chilometri al giorno, quindi risparmio soldi e risparmio comunque soldi anche nel senso che non devo stare comunque sempre anche a comprarmi magari cose di abbigliamento, di accessori per la palestra, perché comunque stando in casa metto quello che ho, anche se è rovinato, anche se è vecchio, e chi se ne frega. Quindi risparmio soldi, risparmio anche tempo, perché mi alleno praticamente quando decido io, quando voglio, quando ho tempo, e senza dover stare a fare le corse per essere puntuale a una certa ora, o comunque magari ad andare a dei corsi tardi, in un orario tardo, che poi a me dà fastidio arrivare a casa dopo le 9, dover cenare tardi, dovermi lavare tardi, insomma mi gestisco gli orari come meglio fa comodo a me, anche perché molto spesso io quando mi alleno nel pomeriggio, magari facendo delle pause, mi preparo anche la cena, quindi io finisco di allenarmi, ceno, faccio la doccia senza dover uscire di casa ed è fantastico perché ecco appunto il dover comunque uscire di casa, soprattutto in inverno con il tempo brutto, con il freddo, lo trovavo veramente pesante. Ma poi comunque un altro vantaggio grande è la varietà di allenamento che trovo sui video di YouTube. Posso scegliere io ogni giorno il tipo di allenamento che voglio fare, più o meno intenso. Se magari un giorno sono più stanca, faccio un allenamento più tranquillo, se invece voglio darci sotto, scelgo qualcosa di più pesante e me lo gestisco comunque come voglio, con le mie cose. E quindi anche a me, ecco, anche questo fatto comunque di non dover dipendere dagli altri mi piace troppo, perché il problema delle palestre dove andavo io qual era? Essenzialmente che seguendo dei corsi con persone, chi più allenato, chi meno allenato, ovviamente i corsi erano comunque tarati sulle persone meno allenate, quindi io trovavo che gli allenamenti che mi si proponevano fossero troppo leggeri per me, cioè io non faticavo, spesso non sudavo e trovavo veramente troppo semplici per il mio livello di allenamento. Un altro problema che riscontravo è che ogni anno quando si ricominciava la palestra a settembre, essendo le palestre dove vado io piccoline, non essendoci quindi un grande flusso di persone, non c'erano i corsi strutturati a livelli, quindi che ne so, a livello base, livello intermedio, livello avanzato, e si ripartiva ogni anno sempre dalla base, e quindi tipo anche Fitbox si ricominciava sempre dall'inizio, ogni anno, quindi mesi e mesi sempre a fare cose base che io ormai sapevo fare e mi annoiavo. Quindi annoiarsi a Fitbox, capite che è anche un po' complicato, perché comunque Fitbox è dinamica, eppure mi annoiavo. Su YouTube invece trovo degli esercizi, comunque delle lezioni di allenamento che simulano la Fitbox, ovviamente senza il sacco, e vabbè, che mi piacciono tantissimo, perché comunque mi permettono di mantenermi allenata nel fare certi movimenti, tipo anche i calci, che comunque mi permettono comunque di mantenere una certa elasticità anche del corpo, che in effetti io non ho perso, anzi, ed è fantastico, cioè io trovo solo che vantaggi nell'allenarmi a casa, è fantastico. Posso anche modulare, comunque crearmi la mia lezione, nel senso che ci sono sia lezioni complete da un'ora, da 45 minuti, da 50 minuti, ma sia anche lezioni più brevi, no? Che ne so, 20 minuti, 15 minuti, dedicati, che ne so, solo alla tonificazione delle braccia, per dire, solo alla tonificazione delle gambe. E quindi posso anche, selezionando quindi più video, crearmi la mia lezione. E un altro vantaggio è, e non è indifferente, è che io posso scegliere l'istruttore che mi piace, nel senso che in palestra succede
che magari cambiano istruttore e quello che arriva non vi piace, non vi ci trovate, non vi piacciono le cose che vi fa fare, però ve lo dovete tenere. Se andate in palestra dovete tenervi quell'istruttore e sopportarlo. Invece su YouTube scelgo io qual è l'istruttore che mi piace, che mi fa fare gli esercizi che voglio. Ed è infatti anche bello perché posso cambiare istruttore quando voglio e fare anche esercizi nuovi, perché comunque magari, non so, scegliendo un istruttore americano, un istruttore spagnolo, mi fanno fare comunque degli esercizi diversi che magari anche non ho mai fatto. E io infatti mi ritrovo a volte ad avere anche dei dolori post allenamento nei giorni successivi, e a me questa cosa piace tantissimo perché vuol dire che mi sono allenata, che ho allenato magari dei muscoli che non stavano tanto lavorando ultimamente, ed è fantastico. Io in palestra negli ultimi tempi non avevo assolutamente mai dolori post allenamento. Io quindi adoro allenarmi a casa. Per me è diventato comodo e facile e piacevole come fare shopping online seduti comodamente sul divano. È uguale. Io mi trovo benissimo, mi alleno praticamente tutti i giorni, quindi 7 giorni su 7, salvo impegni, posso saltare un giorno a settimana, ma più o meno mi alleno tutti i giorni e mi piace. Quando so che si sta avvicinando il momento in cui smetterò di fare le cose e mi dedicherò all'allenamento, sono contenta perché so che farò l'allenamento che voglio fare in quel momento, che mi sento di voler fare in quel momento. Ho scoperto anche il power walk, per esempio, che non conoscevo, che probabilmente nelle palestre del mio paese non faranno mai, e io invece più a casa lo posso fare quando voglio. E quindi niente, io trovo solo vantaggi. Fatemi sapere se siete d'accordo anche voi con il mio ragionamento, con le mie sensazioni, e se invece voi preferite andare in palestra piuttosto che allenarvi a casa. È vero che spesso non ho voglia e magari penso, ok, stasera non mi alleno, però resisto e lo faccio. Quindi anche la scusa che spesso sento dire, tipo, io vado in palestra perché almeno così li pago, sono obbligata ad andare, non mi piace, nel senso che comunque l'allenamento non è un dovere. Nessuno, a meno che non ci siano problemi fisici, nessuno è obbligato ad allenarsi, deve essere un piacere. Fatto comunque che sapete che state facendo qualcosa di positivo per il vostro corpo, per voi stessi, e che poi dopo starete meglio, non deve essere un obbligo. Perché io, anche se magari non ho tanta voglia perché sono stanca, mi alleno anche se non pago, non mi sento costretta ad andare in palestra, mi alleno comunque tutti i giorni a casa. Quindi anche questa scusa del pagare per essere poi per sentirsi poi obbligati ad andare in palestra non mi piace, ed è comunque qualcosa che non dura. Non potete andare in palestra sentendovi obbligati ad andarci, non so se si è capito, deve essere comunque una cosa che vi piace. E a me piace e lo faccio volentierissimo, e io adoro l'allenamento a casa. Quindi questo è il mio pensiero e lo volevo condividere con voi. Come al solito sotto trovate i link per tutti i miei social, soprattutto Instagram, mi raccomando, lì seguitemi perché pubblico foto quasi tutti i giorni, quasi come l'allenamento, e no, vabbè, lì sono un po' meno costante, ma anche per problemi di tempo o comunque di anche soggetti da fotografare. E niente, io vi ricordo che se vi piaccio iscrivetevi e mettete anche la campanellina per le notifiche, e ci vediamo al prossimo video. Ciao, e mi raccomando, allenatevi, buon allenamento, e niente, stay strong, ciao!